Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per rilassarci un pochettino e togliere, diciamo, quella pesantezza che certe volte ci sono nei video. Quindi facciamo un video tag per rilassarci. Per quanto riguarda questo video tag, io voglio ringraziare la persona che mi ha taggato, ovviamente. Quindi sto parlando di Irene. Irene ha due canali molto molto belli. Uno è Irex in the Wonderland, l'altro è Irex a Fornelli. Lei sa cucinare, disegnare, fare recensioni per quanto riguarda i Bake Off Italia, tutti questi programmi che fanno su Real Time. Ed è una persona schietta e sincera. Se volete le persone schiette e sincere, guardate i suoi video, perché lei è così al naturale, proprio lei è così. Se una cosa ve la deve dire, ve la dice, non ci sono né sottotitoli né niente, lei è così al naturale. Ed è una cosa che io apprezzo tantissimo, assomiglia infatti per questo a mia sorella. Quindi lei, se una cosa te la deve dire, parisce, capito? Questo video tag lei mi ha taggato perché gli è piaciuto così tanto da taggarmi. Questo tag si chiama Le cose che non sai di me e io ovviamente sono molto contenta di rispondere a questo tag. Allora, prima domanda. Partiamo dalla prima domanda. Hai viaggiato all'estero? Sì, sono stata due volte in Germania perché mia sorella, la grande, ha abitato fino a 14 anni in Germania e quindi ci sono stata due volte. In tutto questo arco di tempo ci sono stata due volte. Seconda domanda, hai mai fatto diete? Allora sì, tantissime volte. Io ho 40 anni, quindi diciamo che io ho 20 anni che faccio diete? Sì. Allora, faccio diete perché mi piace mangiare. Spesso mi è capitato di avere, tra virgolette, capitemi, problemi nella vita normale e io mi rifugiavo nel mangiare. Che poi io, la cosa sbagliata è che non mangio regolare, ma mangio tipo quando ho fame o... cioè non mangio cose normali che mangiano tutti. Io mangio tipo patatine, mangiavo panini, queste cose qua. Non mangiavo le cose giuste, tipo il piatto di pasta, la carne, queste cose qua. Avendo avuto anche problemi nei denti, automaticamente non mangiavo tipo la carne, perché se no sapevo che si infilava nei denti e avevo problemi poi, perché nemmeno con lo spazzolino riuscivo a pulirmi i denti. Poi ero in gravidanza, quindi automaticamente finivo di partorire e volevo ritornare al mio peso ideale, quindi cosa facevo? Facevo una dieta. Ultimamente, col fatto della trombosi alla gamba, ovviamente il mio medico mi aveva messo a dieta, ma più che altro perché non riuscivo più a salire le scale. Considerate che io abito in due piani, quindi per andare sopra o sotto devo scendere e salire le scale, quindi mi risultava difficile. Oltretutto, col fatto della trombosi, la gamba si è gonfiata così tanto da non riuscire, vi faccio un esempio stupido, a mettere la calza, proprio la calza stessa. Quindi ho avuto queste difficoltà. Poi il mio difetto è più che altro la pancia, perché è la, diciamo, la cosa che ingrasso di più è subito nella pancia. E quindi sì, faccio diete all'infinito. Non ho iniziato una dieta vera e propria questa volta, vi posso dire, ma ho iniziato a volermi bene giorno 2 di gennaio. Ho iniziato, quindi mi voglio bene per la mia salute, per la mia il mio star bene. Cercherò di mangiare, è una promessa che ho fatto a me stessa, cercherò di mangiare regolare, giusto, e specialmente ho messo una specie di soneria nel cellulare per ricordarmi di bere, perché io non bevo e questa è una gravissima cosa. E quindi questo. Terza domanda, dove vorresti vivere? Allora, non ho preferenze per quanto riguarda il dove voler vivere, perché per me, come il detto dice, tutto il mondo è paese, quindi dove vai vai, sempre qualcosa di storto la trovi. Io, i miei figli sono qua, la mia famiglia è qua, quindi il mio cuore è stabilito qua, quindi non penso proprio di andare da altre parti.
la mia vita è questa, quindi non vado oltre perché l'impossibile non mi piace pensarlo, quindi non c'è bisogno. Quarta domanda, hai delle manie? Allora, ho delle manie per quanto riguarda, non di pulizia assolutamente, perché io sono, sì, tengo la casa pulita, sono un po' disordinata, lo devo dire, lo ammetto, però mi piace la casa pulita, in ordine. Non sono proprio una pulitona di quelle che vedo tipo nei video di alcune persone, però mi piace essere in ordine e tutto. La mia mania è di avere tutti i detersivi, io ho lo sgabuzzino che sembra tipo un reparto del supermercato, perché il mio sgabuzzino è fatto di detersivi, ammorbidenti, prodotti per capelli, shampoo, tipo che so, creme corpo, tutte. Io ce l'ho messi in disposizione, tipo anche la pasta, i pelati, il sugo normale, poi c'ho le briochine, c'ho i biscotti. Mi piace tenerlo tipo a vari settori perché è più ordinato e tutto. Quindi ho queste manie, però non di cose ossessive, no, quelle no. Quindi domanda, sai nuotare? No, assolutamente no. Anzi, 2 volte quando ero piccola c'è stato il rischio che qualcuno mi affogava, ma poi non ci sono riusciti, quindi però ho paura. Quindi no, non so nuotare. Sesta domanda, hai mai avuto il cuore spezzato? Sì, il cuore spezzato l'ho avuto, ma i miei figli mi hanno riparato tutto e quindi il mio cuore, come Barbara D'Urso, il mio cuore è dei miei figli. E quindi il mio cuore è loro. Si spezza quando abbiamo delle discussioni, questo si intacca, si fanno quelle lineette, però come tutti credo. Settima domanda, recita la frase di un film. La frase di un film che mi piace è la vita è come la scatola dei cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. È la frase di Forrest Gump ed è una cosa che mi piace tantissimo. Perché tu non sai quello che ti capita veramente nella vita normale. Pensi oppure diciamo ti fai dei pensieri per quanto riguarda il futuro, faccio questo, faccio quest'altro, ma non lo sai realmente quello che ti capita, quindi è come una scatola di cioccolatini. Poi, ottava domanda, sei superstiziosa? Allora, mia mamma mi dice che quando cade l'olio si deve mettere subito il sale. Poi lo specchio che è tipo tutti anni di disgrazia, ma non ci ho creduto perché una volta l'ho spezzato io lo specchio, ma mi è capitato, mi stavo truccando, l'ho toccato leggermente e si è spezzato. Quando vedo tipo una macchina, quella che accompagna i morti, mi faccio il segno della croce. Non ho corni, proprio non ho. No, credo di non avere corna. Ad esempio, i gatti neri no. Gatti neri, gioia, che c'entra? Il gatto neri è colore, è nero. Se porta sfortuna tu stesso ti porti sfortuna, perché un gatto è di colore nero. Io c'ho il cane nero, quindi che significa? Queste cose non mi piacciono, perché mi sembra una cosa tipo discriminazione, quindi è una cosa che non mi piace. Quindi quelle, tipo passare sotto la scala, ma io non ci passo sotto la scala. Non ho proprio superstizione di quelle. No, non ho cose proprio fissate, sinceramente. Il 17 è il mio numero fortunato. L'unica cosa che non tipo che so, mi sveglio, guardo l'orologio perché io vado ogni tot in bagno. Fare pipì, ogni tot vado in bagno e se per caso c'è l'orario delle 3, io alle 3 non mi alzo, mi alzo alle 3:05, alle 3:10, ma mai alle 3, perché una volta mi hanno detto, perché non l'ho visto il video, il film L'Esorcista, siccome io mi spavento di queste cose, quindi non. A quell'ora non mi alzo, proprio nemmeno pagata oro, dice, ma te la stai facendo addosso? Non fa niente, ma io non mi alzo. È una cosa che non riesco. Questa sì, però tutte le altre non ci faccio nemmeno caso. Cioè, il
Il 17 è il mio numero fortunato, cioè è una cosa incredibile. Nona domanda. Un comportamento che ti dà fastidio. Allora, il comportamento che mi dà fastidio è la falsità nelle persone. Quelle persone che ti dicono una cosa e ne fanno altre 100. Quelle persone che ti dicono tipo la loro verità, ma tu sai che stanno mentendo perché tu sai qual è la verità effettiva. Quelle persone che anche con le cose dritte in faccia riescono sempre a negare, sempre, fino alla morte. E quindi queste persone a me non piacciono. Per alcuni casi li vedo tutti i giorni, li vedo tantissime fare in questa maniera, ma io ho cercato di allontanare proprio le persone negative per quanto riguarda la mia vita e vi posso dire che vivo molto, ma molto meglio. La cosa che mi fa ridere è quando vedo delle persone che hanno parlato dietro alle spalle e poi ti vedono, ma non riescono a dirtele in faccia. E quindi tu vedi, tipo, loro che so, ti dicono una frase e tu nella tua testa pensi, guarda che cazzata sta dicendo. Ed è una cosa bellissima. Poi nell'ultimo periodo ho dei sesti sensi particolari, infatti molto spesso con la mia amica ci ritroviamo in questo perché spesso abbiamo constatato che quello che abbiamo pensato è risultato. Spesso è capitato che quello che ho sognato è risultato, e quindi un pochettino siamo a chi va là, perché è difficile fidarsi delle persone. È molto, molto, molto difficile perché le persone false sono proprio dietro le spalle, quindi si deve sempre stare attenti. Decima domanda, sei felice? Sì, devo dire sì. Non vi dico il mio desiderio quando ho espresso, diciamo, ho soffiato la candelina per i miei 41 anni. Non vi dico il desiderio per quanto riguarda la fine dell'anno perché esprimo sempre un desiderio, ma sono felice. Sono felice perché ho i miei figli, ho la mia famiglia e mio papà e mia mamma stanno bene. Sono felice. Vi posso proprio dire sono felice. Quindi questa è la salute della mia famiglia, il fatto di vederli tutti i giorni, di stare a contatto. Sono felice. Ovviamente la felicità è rivolta in generale alla mia famiglia, ovvio. E sono felice anche quando la mia pupetta, la mia pupa, la mia nipotina mi dà i bacini o mi dice zia sei bella, sembra una cavolata, ma questo mi rende felice perché un esserino così piccolo si affeziona ad un'altra persona che non è, sì, sono la zia, però non è la stessa cosa di una nonna o una mamma, io sono la persona più felice di questo mondo. Infatti certe volte ho quel desiderio di diventare nonna per avere tipo un esserino piccolino, però stiamo calmi, i figli ancora sono piccoli, quindi il tempo c'è, speriamo, il tempo c'è e quindi con calma quando sarà loro sarò anche nonna, quindi sarò molto felice in quel caso. Allora, per quanto riguarda questo tag, io ho finito, vi taggo due persone. Antonella Paglino, che è una ragazza che vive a Londra e che fa recensioni bellissime di prodotti, i suoi acquisti, recensione del mese e tutto. Ed è una ragazza molto molto semplice, vi consiglio il suo canale. E la seconda che ve lo consiglio a fare è Eleonora Mocio. A me fa scassare delle risate quando mi fa vedere una cosa. Comunque, io mi trovo bene con Eleonora perché su per giù abbiamo gli stessi gusti, anche lei acquista all'infinito ed è una cosa che a me piace perché mi viene l'invidia nel vedere tutte quelle cose che acquista e mi fa sempre sorridere. Poi Daviduccio, gioia, dazia, gioia piccolino, non, cioè Davide e Viola,
sono delle personcine carinissime e ogni volta che li vedo nei video oppure su Instagram mi fa sempre sorridere, quindi vi consiglio anche il canale di Eleonora, ma lei ha un bel po' di iscritti, quindi già la conoscete. Questi sono i due canali che vi consiglio e ovviamente spero che faranno questo tag. Io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, saluto Irene, la ringrazio tantissimo per avermi taggata e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va, veramente se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!